Buonasera, benvenute e benvenuti. Una breve introduzione a questa conferenza. Quando insegnavo all'Accademia di Torino, ho sentito dire da un collega che faceva allora la critica militante ed ha avuto anche una certa fortuna da questo punto di vista, gli ho sentito dire che molti critici d'arte hanno una data di scadenza, 5 anni pressappoco, mese più, mese meno. Poi, esauritasi la corrente o l'effetto sorpresa dell'artista che hanno sostenuto, ricadono nell'ombra. Le eccezioni a questa fenomenologia però esistono e Alberto Boatto, qui con noi quest'oggi, è un esempio mirabile di un critico che ha seguito con attenzione e intelligenza un sessantennio di arte italiana. Nel 1968, ad esempio, pubblicava la prima edizione di un fortunatissimo libro sull'arte pop, scritto andando negli Stati Uniti a documentarsi di prima mano, precocemente, presso gli artisti su quanto stesse accadendo a New York. L'anno prima aveva curato con Maurizio Calvesi all'Attico di Fabio Sargentini una mostra considerata l'incunabolo romano di quel clima poverista che avrebbe segnato la fine dei 60 e l'inizio dei 70 in Italia. Nel 74, alla Galleria De Foscherari di Bologna, si apriva una mostra, una delle 4 commemorate nella sala d'ingresso della presente esposizione sugli anni 70, intitolata Genos, Eros e Thanatos, che Boatto cura e per la quale scrive un testo critico lungo, complesso, creativo. La mostra fu considerata un punto di svolta nel decennio, tanto che ebbe varie tappe successive che la portarono alla salita di Roma nel 1975. Più che la novità delle opere esposte, gli artisti li citerà tutti Boatto, quindi non ve li dico io adesso, è importante il modo in cui sono raggruppate le opere, intorno ai temi della nascita, dell'amore e della morte. Una maniera molto originale di far comparire sull'orizzonte di quelle esperienze artistiche le dimensioni antropologiche e soprattutto di psicologia del profondo. Al curatore di questa mostra, Alberto Boatto, adesso cedo la parola. Ringrazio molto Zambianchi per l'obiettività con cui ha parlato della mia attività e mi ha rallegrato veramente perché oltre all'accento e agli elementi obiettivi c'era da parte sua una grande generosità. Dunque stasera parliamo di questa mostra Genos, Eros, Thanatos, nascita, erotismo e morte. Recensendo un mio libro, esattamente 10 anni dopo l'esposizione Genos, Eros, Thanatos, Gillo Dorfles, ricordando la mostra, la definiva una mostra sorprendente. Sorprendere, sorpresa, ha la sua radice nella voce verbale prendere dal di sopra, prendere dall'altro, ed ha tra gli altri significati, quello centrale di provocare un senso improvviso di meraviglia, di sconcerto per un evento imprevisto, non atteso. È il mio proposito illustrare, se possibile, perché l'esposizione Genos, Eros, Thanatos è stata una mostra sorprendente. La mostra è stata una mostra itinerante che fra l'inverno del 1974 e l'inizio del 1975 è transitata prima alla Galleria De Foscherari di Bologna, poi alla Vinciana di Milano, per approdare infine alla Salita di Roma di Gian Tommaso Liverani. Si tratta di una mostra collettiva e gli artisti presenti, ognuno con un numero diverso di opere, sono Burri, Cunellis, Cintoli, Pascali, Boetti, Pisani, Fioroni,
Fabro, Mauri, Mattiacci, Zorio, Lombardo, Pozzati, De Dominicis, Cunellis. Fatta eccezione di Burri, che appartiene alla generazione precedente, gli altri artisti appartengono tutti alla generazione del decenni 30 e 40. Negli anni 74 e 75, gli anni in cui si è tenuta la mostra, si presentavano tutti come artisti contemporanei, direi furiosamente attuali. Sono furiosamente attuali, ma non appartengono affatto alla stessa tendenza, non fanno una corrente. Contrariamente alla maggioranza delle rassegne collettive degli stessi anni, che promuovevano una precisa tendenza, magari con occhio tenuto interessato al mercato, Genos, Eros, Thanatos si presenta con una mostra svincolata, estremamente libera. Ogni artista si presenta nella sua identità, direi, di cane sciolto, almeno in occasione di quella mostra. Sono dei cani sciolti, ma come ho già detto, sono accanitamente attuali. Se li esaminiamo da un punto di vista linguistico, formale, incontriamo, primo, il comportamento, la centralità del soggetto corpo, l'azione interpretata dallo stesso artista, per esempio Pascali, Cunellis, Pisani, Cintoli, Zorio, che acquista spesso questa azione un forte senso cultuale, rituale. Accanto alla messa esibizione del proprio corpo, incontriamo anche le installazioni fatte con materiali quasi sempre poveri. In questo caso ci sono le opere di Mauri, Lombardo e Boetto, e poi c'è la manipolazione fotografica e radiografica, la Fioroni, De Dominicis e Mattiacci. Sono i linguaggi di punta di quegli anni, dell'inizio del 1974. Le opere esposte resteranno fra le più rappresentative di quel decennio, per esempio la Crisalide di Cintoli, l'Epigrafe di De Dominicis, gli Assemblage di Cunellis, lo Spirato di Fabro, l'Ebrea di Mauri, l'Odio di Zorio. Dunque, che cos'è Genos Eros Thanatos? L'abbiamo definita con un segno negativo, non è una mostra di tendenza, l'abbiamo anche specificata con un segno positivo come una rassegna di opere formalmente esatte e in più di bruciante attualità. Ma questo non basta ancora a definire che cos'è Genos Eros Thanatos. La mostra è una mostra tematica, una mostra che sviluppa, documenta un tema di chiara natura antropologica, la vita come itinerario scandito nelle tre stazioni centrali del corpo, la nascita, l'erotismo, l'amore, il sesso, la morte. Rappresentano tre fondamentali momenti della carne che poi la cultura e l'arte, nelle sue manifestazioni figurative e verbali, ripercorre impegnandosi a recuperarle con consapevolezza e a darle un'espressione sensibile. Di conseguenza, gli artisti che ho raggruppato in questa mostra sono divise in tre sezioni. In Genos, nella nascita, c'è Cintoli, Pascali e Boetti. In Eros, l'amore, Pisani e la Fioroni. In Thanatos, nella sezione della morte, che è la più affollata di artisti, c'è Fabio, Mauri, Mattiacci, Zorio, Lombardo, Pozzati. Esiste anche però una quarta e ultima sezione che l'ho intitolata Al di là, che raccoglie le opere che propongono un oltrepassamento, una possibilità di continuità circolare fra la vita e la morte. In questa sezione dell'aldilà sono
presenti De Dominicis e Cunellis. Ora la mostra era accompagnata non già da una presentazione catalogo, come generalmente sono presentate le mostre, ma era presentata, ma era accompagnata da un libro catalogo, da una mappa orientativa. Questo libro catalogo è duplice, è stato anche definito come un catalogo anfibio. Si svolge sì il compito di accompagnamento ed approfondimento delle opere esposte, ma al tempo stesso si presenta con l'autonomia di un testo anch'esso di nuovo anfibio. Il testo ibrida la riflessione saggistica con una narrazione degli stessi temi. Il libro catalogo è un montaggio di immagini delle riproduzioni di tutte le opere presenti nella mostra, dei miei interventi, ripeto, degli interventi saggistici e narrativi, ma poi è anche accompagnato da una serie di citazioni tratte da qualsiasi ambito culturale dell'intera civiltà umana del tempo e dello spazio. Infatti, tra queste citazioni incontriamo per esempio Freud, Roussel, Jarry, Sade, Giovanni Evangelista, l'autore del Quarto Evangelo, Stendhal, Marco Aurelio, Norman Brown, Nietzsche, Rilke, Malraux, Eraclito, Giordano Bruno, Joyce e Breton. Ogni opera presentata a questa mostra direi che si presenta strettamente legata al tema, spesso in maniera proprio brutale, fornita di uno spiccato quoziente emotivo e perturbante. Testimonia direttamente, senza alcuna mediazione, un momento fondamentale, violentemente fisiologico, dell'itinerario della carne dell'uomo, del corpo dell'uomo. Ora io mi domando, quali sono le motivazioni, le radici culturali, storiche di questa mostra tematica e anche formalmente estrema, radicale? Ritorniamo alle date 1974-1975, ci avviamo all'anno centrale, al nucleo centrale del decennio 70. È un decennio dissociato, screziato, di colori opposti, dove il colore nero cerca con violenza di colorare l'intera prospettiva. Il nero, la morte, è collegata al terrorismo, alla lotta armata, che culminerà nel 1978 col sequestro e con l'assassinio di Aldo Moro. Nel 1972, cioè quando io già penso alla mostra, ecco, sono avvenuti tanti avvenimenti estremamente sanguinari. Voglio ricordare soltanto due: l'attentato di Piazza della Loggia a Brescia e la strage del treno Italicus. Ecco, sono gli anni un po' che c'è una specie di percorso sanguinante, fatto di stragi, di uccisioni, di spionaggio, eccetera. Quindi siamo in un decennio di una grande mutazione ad ogni livello, antropologico, sociale e culturale. Soffermiamoci un momento sulle trasformazioni sul piano culturale. Negli anni 70 arrivano a compimento e alla loro fine due nozioni basi, due nozioni fondamentali che avevano orientato fino allora la cultura: il concetto di moderno e il concetto di neoavanguardia. In quegli anni si parlava di neoavanguardia o di nuova avanguardia. In fondo invece erano dei concetti sbagliati, perché non si viveva una seconda avanguardia, il che, quando si parla di prima, seconda, si pensa anche a una terza, ci si mette entro una linea storica, mentre invece si viveva proprio la fine dell'avanguardia,
il tramonto dell'avanguardia e assieme al tramonto dell'avanguardia qualcosa ancora di più corposo tramontava, tramontava il moderno che era iniziato tanti anni prima con i saggi di Baudelaire e si entrava in ciò che si chiamava postmoderno. Quindi siamo in un livello di grande mutazione. In fondo i vecchi concetti col moderno e con la neoavanguardia che tramontano, che sono consumati, che sono finiti, che queste opere le portano a compimento, concetti come storicismo, marxismo, rivoluzione, ecco, finiscono in quegli anni, in maniera, se volete, anche drammatica, disperata, finiscano. In fondo ci si cerca in quegli anni di fuggire dalla gabbia della storia e della grande città, la grande città con la sua efficienza, con la sua tecnologia, e ci si orienta per recuperare altre possibilità, e sono il corpo, la fisicità, e quindi ecco perché nella mostra ci sono molte azioni interpretate in prima persona dallo stesso artista. Ci si muove in direzione del corpo, della natura e dell'immaginario. Io ho riassunto rapidamente il tramonto di qualcosa, un tramonto che per chi è vissuto quegli anni è stato anche un tramonto abbastanza drammatico e tragico, e il tentativo di orientarsi su altre basi. Ecco, la mostra Genos Eros Thanatos, da parte mia, ecco, è il documento del tentativo, non solo di mio, ma di un gruppo di artisti, però letto da me, ecco, di trovare in questo momento di grande disordine, direi di un perfetto momento nichilistico, un momento di grande disperazione, qualche certezza fondamentale. E allora la certezza fondamentale viene ritrovata nella fisicità, nell'antropologia, nell'uomo, nella carne dell'uomo, nelle stazioni fondamentali del destino dell'uomo, dell'itinerario dell'uomo, che sono la nascita, l'erotismo e la morte. Ecco, ora però soffermiamoci su un gruppo di opere, soffermiamoci sul gruppo delle opere di Genos, della nascita. La nascita è rappresentata, e direi supermamente, dalla mostra, da due azioni che sono rimaste e fanno proprio storia di quegli anni: la Crisalide di Claudio Cintoli e l'azione filmata da Patella di Pino Pascali. Sono entrambe uno splendido, chiaro esempio d'azione con forte richiamo rituale, e sono eseguite dallo stesso artista. Come si diceva in quegli anni, sono interpretate in prima persona. Cintoli, appeso a testa in giù dentro al sacco attaccato al gancio della parete, cerca con fatica di uscire. Pascali invece, interrato nella sabbia, cerca anche lui di venire fuori, di tornare alla luce. Prima spunta una mano, poi con sforzo evidente la testa per riprendere a respirare. Sono entrambe per me due azioni impressionanti e ricche di suggestioni e anche di troppi richiami cultuali e culturali. In Cintoli è un manifesto regresso ad Uterum, e allo scopo di riaffiorare il proprio passato, di ripercorrere l'atto della propria nascita, e quindi dopo l'asfissia, la prostrazione, recuperare dopo l'immobilità la vita nei segni caratteristici che sono il libero respiro, la postazione eretta e la motilità. Cintoli ripercorre da solo e con le sue uniche forze i meandri del labirinto materno. Nel catalogo di Genos Eros Thanatos
la foto della crisalide e delle azioni di Cintoli sono accompagnate dalla citazione di Freud, e voglio citarla perché è molto importante questa citazione di Freud, che illustra a livello culturale queste due azioni. La storia del labirinto è la rappresentazione della nascita anale. I sentieri sinuosi sono le budella, il filo di Aranna e il cordone ombelicale. Ora, rispetto a Cintoli, Pascal invece esce dalla terra e quindi mette, richiama Pascali, ecco, il mito della madre terra, della mater matuta. Si esce dalla donna in quanto l'uomo è uscito dalla terra. Molte popolazioni primitive hanno chiamato l'uomo l'animale che è nato dalla terra. Ecco, mi sembra che se Dolfles ha definito questa mostra impressionante, queste due azioni di Cintoli e Pascali sono veramente impressionanti. Ecco, dopo la sezione Genos, la nascita, si passa alla sezione di Eros. Eros è rappresentata solo da due artisti. Uno è lo scorrevole, maschile e femminile androgino, incesto e cannibalismo in Marcel Duchamp di Pisani, e l'altro è incidenti mortali durante attività autoerotiche. L'azione di Pisani è senz'altro un esempio di teatro della crudeltà di Antonin Artaud. In quegli anni si riscopriva anche in Italia, si leggeva ed era molto importante Antonin Artaud. E questa azione di Antonin Artaud è legata a un canovaccio tratto dall'opera e anche dalla vita, o dall'interpretazione dell'opera e della vita di Marcel Duchamp. Ecco, però la cosa importante in Pisani è che non si rifà ai ready-made di Duchamp, come aveva fatto il New Dada e la Pop Art, ma si rifà all'opera centrale di Duchamp, si rifà al grande vetro, alla sposa messa a nudo dai suoi scapoli anche. Ecco, Pisani pensa di poter svelare il segreto di quest'opera di Duchamp, un'opera circondata dal mistero, dall'enigma, chiusa anche un po' dal silenzio, un silenzio un po' mitico di Duchamp. Ecco, lui dà la parola, svela che cosa c'è al fondo di questa grande opera di Duchamp, individua al fondo di questa opera una pulsione incestuosa, pulsione incestuosa tra Duchamp e la sorella. Ecco, e quindi mette e svela il lato dell'opera di Duchamp. E ora, se noi guardiamo l'opera, poi lo scorrevole di Pisani, troviamo proprio questa azione tra Antonin Artaud, Duchamp e, se volete, anche Sade. Ecco, la nudità della donna, l'uomo in un impermeabile, un po' come con un atteggiamento dell'interprete dei film dell'errore, lo scorrevole, poi c'è la catena che pende dallo scorrevole, c'è l'azione di Pisani che la interpreta in prima persona, che fa tutti questi gesti con estrema lentezza, poi l'uomo, Pisani, si avvicina alla donna, l'uomo vestito, l'uomo che sempre appartiene alla cultura in un certo senso, invece la donna, ecco, si scopre, è la nudità, la nudità della natura, e l'uomo che accarezza il collo della donna, però la cinge poi con il capestro in un certo senso. E quindi c'è proprio
l'interpretazione estremamente brutale, se volete, ma molto raffinata, ma molto chiara, molto esplicita, di una ritualità sadiana duchampiana, ecco, che con tutti i suoi componenti. Dopo questa opera di Pisani si passa alla sezione con le opere di La Giuseppa Fioroni, e veramente è sconvolgente in certo senso ciò che presenta la Fioroni. La Fioroni, chi è l'artista Fioroni? L'artista Fioroni è la donna che ha creato delle bellissime figure di donne d'argento, di donne volatili, di donne piene di fascino, che poi ha interpretato e ha indagato e ha rappresentato l'infanzia, i sogni dell'infanzia, e quindi c'è un mondo femminile e anche, se volete, infantile e nostalgico. Improvvisamente è un po' quella cupa atmosfera degli anni 70, la Giuseppa Fioroni appare in una veste totalmente diversa, presenta una serie di fotografie che sono state tratte da un manuale di Atlante di medicina legale pubblicato a Berlino nel 1965. Sono immagini atroci di corpi rigiditi dalla morte a causa di esercizi masturbatori eseguiti con l'aiuto di rozzi macchinari. Il corpo è trasformato in una micidiale macchina erotica. Allora io, leggendo questi quadri, eventualmente faccio un accostamento tra queste macchine erotiche con le machine célibataires di Duchamp. Però queste macchine che presenta la Fioroni, che sono tratte da questo manuale di medicina legale, sono macchine erotiche caricate a morte. Queste fotografie risalgono al periodo nazista e certo hanno anche l'aspetto di rivelarci il fondo tenebroso, cupo di quel periodo tremendo che è stato gli anni del nazismo. Però la Fioroni, riproponendolo negli anni 70, probabilmente ha voluto creare un accostamento tra quegli anni terribili e il presente. Gli anni 70 sono gli anni del terrorismo, della morte, sono del terrorismo rosso e nero, e forse per la Fioroni, ecco, ha voluto alludere che quelle terribili immagini sono vicine possono anche documentare la terribilità degli anni 70. Ora il nostro amico Ruben Rigillo leggerà delle pagine che io ho scritto sull'azione di Pisani. Queste pagine non sono delle pagine critiche di interpretazione, di lettura, sono delle pagine parallele, sono delle pagine di invenzione narrativa e letteraria. Ho sentito il silenzio formarsi attorno e l'uomo entrare nel cerchio, simile ad un personaggio di Saad, a un Blangy più giovane che avesse indossato l'essenziale tenuta dei film dell'orrore. Lo spazio ha acquistato immediatamente l'aspetto di una cella sotterranea. E mentre in qualche angolo dell'oscurità continuavano a rosicchiare dei sorci, da sicuri indizi ho riconosciuto l'architettura simmetrica e perfetta del castello di Silling. Nelle drammatiche persone non una superflua, ma la vittima e il carnefice. E se la donna si esibiva nella vulnerabilità della propria epidermide, l'uomo si mostrava parato invece nell'enfasi di un lucido impermeabile. L'ombra del bavero rialzato gli tagliava netta la nuca, come una lama di una ghigliottina. Non altro che un accenno nostalgico ed indispensabile all'alta etichetta degli iniziati della fine del Settecento, che spesero ogni puntiglio nel presentarsi sulla soglia dell'Eterno
con la propria testa recisa tenuta sotto il braccio, al modo di un elmo degli Ulani. Con gesti misurati di chirurgo, l'interrogativo «perché non si infila un paio di guanti?» veniva subito soddisfatto, ecco che li stava indossando, e di gomma. L'uomo raccoglieva dal pavimento un cavo d'acciaio e, srotolandolo con lentezza, ne attaccava i due estremi, prima ad una parete e poi all'altra prospiciente. Il cavo, così disposto, poteva dispiegare l'aggressività di tutte le orizzontali che corrono isolate nel vuoto. Forse stava vibrando, tanto appariva teso, ma era più probabile che si trattasse solo di una suggestione acustica. Poi l'uomo in nero prese, sempre dal pavimento, un curioso congegno che nella sua modestia sembrava riunire una grande e tortuosa complicazione. Una sua estremità venne collegata direttamente al cavo, in modo che il congegno potesse pendere nel vuoto. I gesti dell'uomo risultavano gravi e studiati. Dopo ogni gesto si fermava e nell'intervallo potevo percepire con chiarezza il suo affanno, come l'attrito fisico e psicologico che doveva pagare per portare a termine ogni suo movimento. Ad un certo punto provò il congegno, facendolo scorrere lungo il cavo, e poi lo lasciò cadere d'improvviso, così che esso si mise ad oscillare al centro dello spazio. La lenta oscillazione attrasse il mio sguardo. Si trattava dunque di una catena, non più spessa di un pollice, munita di due minuscole rotelle e terminante in basso in un grande collare d'acciaio. Quando fu cessato ogni movimento, l'uomo in nero parve riscuotersi, come che debba compiere con urgenza un dovere non più rimandabile, e si portò vicino alla donna, che era rimasta per tutto questo tempo isolata dentro il volume della sua pelle e come estranea. Per alcuni istanti furono l'uno di fronte all'altra. Poi l'uomo allungò la mano e la donna si mise a seguirlo, senza alcuna esitazione, ma con la docilità misteriosa di tutte le vittime di Sade. Quante volte avevo pensato e fatto persino i miei calcoli di come fosse agevole organizzare la rivolta tra le dolci creature chiuse dentro le mura di Silling, e invece nessuna resistenza, bensì una morbida arrendevolezza animale. Non appena la donna si trovò nei pressi del congegno, arrestò il suo movimento e il personaggio maschile, con ostentata delicatezza, le serrò l'anello attorno al collo, posandole la mano guantata sulle spalle bianche, la cavità in ombra della gola, questa baia tiepida per le carezze. Poi bruscamente se ne discostò e guardò altrove, come chi si liberi di un'immagine da cui pure è affascinato, ma voglia dimenticarla di proposito. La donna intanto era rimasta immobile, attaccata al bizzarro capestro che le era stato apparecchiato ritualmente, ma qualche particolare nella sua postura attirò la mia attenzione verso il basso. La donna stava infatti leggermente sollevata sul pavimento, su cui premeva e si puntellava con l'apertura delle dita dei piedi nudi e lo sforzo dei tendini delle giovani gambe. La causa di tale innaturale equilibrio risiedeva in una non perfetta concordanza fra l'altezza dell'anello e quella del suo collo. Nella tensione e nel silenzio sopraggiunti, soltanto allora avvertii la presenza, prima sonora e poi visiva, di un orologio a muro, su cui posai stupito il mio sguardo e che stava segnando, assieme allo scorrere dei secondi, l'eternità dei supplizi. Mi fu chiesto che ne pensassi della cerimonia appena terminata. Un cerimoniale di messa a morte interrotta al momento dell'esposizione della vittima, risposi. Una collisione fra testi sadiani e iconografia duchampiana, e dunque forzatamente nera, messa in scena da un acuto glossatore la cui sottigliezza sia uscita corrotta ed arricchita da una frequentazione puramente mentale della scena del Gran Guignol. Io ero rimasto abbastanza impressionato da questa scelta sul campo dell'erotismo. D'altra parte, non credo che fosse tanto sbagliata la scelta, perché guardando anche la mostra che è stata organizzata egregiamente dalla nostra amica, non ci sono molti altri documenti di Eros. Allora io, non condividendo, sentendo che queste due opere di Pisani e La Fioroni non certo coprivano l'orizzonte dell'erotismo,
Allora io nel catalogo introduco un mio saggio intitolato Trilogia erotica e cerco, risalgo a Sade, risalgo alla Clo, e però cerco di contrapporre l'erotismo orientato dalla morte di questi artisti, che poi corrisponde all'erotismo di Bataille, cerco di contrapporre l'erotismo di nascita luminoso, di gioia, di affermazione della vita di Berton. Ecco, ora siamo arrivati alla terza sezione di Thanatos della mostra. Thanatos, la morte, è la sezione maggiormente rappresentativa, folta di autori e di opere. Esaminiamo, non possiamo esaminare tutte le opere, esamino le opere di Mattiacci, di Mauri e di Zorio. Cominciamo da Mattiacci. L'opera di Mattiacci è intitolata Radiografia del mio scheletro. Mattiacci ci mostra la sua impalcatura ossea, è una delle grandi invenzioni della fine dell'Ottocento. I raggi X di Roxin ci rivelarono in bianco e nero lo scheletro dell'uomo. La lastra del radiografo è sempre inquietante, con le sue 203 ossa catalogate dall'osteologia. La lastra del radiografo ci dà un'immagine doppia, ambigua. Da una parte ci dà l'ossatura più forte, resistente, minerale del nostro corpo. D'altra parte invece c'è proprio lo scheletro, è l'immagine della nostra caducità e della nostra morte. Ecco, questo sentimento doppio dello scheletro è espresso mirabilmente dai versi di Rainer Maria Rilke che accompagnano questa mia sezione. Dopo lo scheletro naturale, fisiologico di Mattiacci, ecco, io ho mostrato le opere di Ebrea, di Mauri. Ecco, se Mattiacci ci mostra la morte naturale, fisiologica, ecco, Mattiacci ci ha mostrato, Mauri ci mostra la morte storica. Sono i resti, gli oggetti recuperati dai campi di concentramento e esposti, ecco, per ricordare l'olocausto che ha portato alla morte di milioni di persone. Ecco, il terzo artista della sezione di Thanatos, della morte, è Zorio. Dunque, abbiamo prima Mattiacci, la morte naturale, il nostro scheletro. Abbiamo Mauri, la morte storica, la morte che l'uomo ha data da un altro uomo, la morte frutto di pessime ideologie, di deformazioni ideologiche, mentre invece Zorio, ecco, ci dà la sorgente interna, psicologica, dell'odio, della morte. Ecco, c'è la parola odio impresso nella... impresso su del ferro, e spesso Zorio si è presentato nella sua foto con la parola odio marcata sulla fronte, questa parola odio incisa su un ferro ed impressa nella carne. Quindi abbiamo in un certo senso un repertorio abbastanza tremendo, ecco, di che cos'è la morte. La morte naturale, lo scheletro, la morte storica, la morte che un uomo dà a un altro uomo, Ebrea di Mauri, e poi abbiamo la sorgente, la pulsione della negatività della morte nell'odio di Zorio. Ecco, si arriva a questo punto alla parte finale della mostra di Genos, Eros, Thanatos. Abbiamo presentato Genos, la nascita, Eros, l'amore, Thanatos, la morte. Ecco, l'ultima sezione
è intitolata Al di là. Ora, l'al di là è sempre è una preposizione che ci fa pensare sempre a una possibilità di oltrepassamento, di andare oltre, ecco. E che, allora ci domandiamo che cos'è l'al di là per De Dominici. Ecco, intanto De Dominici ci presenta in questa maniera il suo al di là. Ecco, c'è il manifesto mortuario di Gino De Dominici e la sua mano. Ecco, l'azione dell'artista stacca l'annuncio mortuario, cioè sospende, strappa la possibilità che venga annunciata la propria morte. E poi alla mostra era unita a questo manifesto una cartolina, un biglietto d'augurio con la scritta Natale 1971, Gino De Dominici augura a tutti l'immortalità del corpo. Ora, quest'idea di immortalità di Gino De Dominici, almeno fino a questo momento, cioè all'anno 1972, poi ha avuto anche un ulteriore svolgimento. Su che cosa si basa l'idea di immortalità di Gino De Dominici? Si basa sulla scienza, sulla tecnica. La tecnica, la scienza, la medicina ha riscontrato nella vita dell'uomo, nel passare di secoli e secoli dell'uomo, sempre un aumento nell'età dell'uomo. Allora Gino De Dominici conta sulla tecnica, conta sulla medicina, conta anche sull'individuo che con fermezza crede a se stesso, creda alla vita, crede all'immortalità, ecco, che si può raggiungere l'immortalità. Accanto all'aldilà di De Dominici, ecco, chiude la mostra l'aldilà per Cunellis. Ecco, l'aldilà per Cunellis che cos'è? L'aldilà per Cunellis è che Cunellis si basa sulla cultura del Mediterraneo, sulla cultura arcanica del Mediterraneo e soprattutto sulla cultura dionisiaca. La cultura del Mediterraneo, la cultura dionisiaca afferma la possibilità di una continuità tra la vita e la morte, da un passaggio dalla vita alla morte. Muore la vita individuale, ma la vita in se stessa si trapassa e si trasmette. E Cunellis cita veramente in questa sezione di Genos e Rotanos delle immagini veramente impressionanti di questa idea di continuità, di immortalità. Lo fa servendosi dell'azione, per esempio l'immagine di Cunellis in prima persona che tiene tra le labbra la fiamma ossidrica, e poi c'è l'ultima opera, è una specie proprio di, forse un'opera estremamente leggibile nel suo ermetismo, cioè la musica, e la musica è sempre rappresentata anche per il mondo greco, pensiamo al mito di Orfeo, la continuità della vita. Il corpo di Dio, che sarebbe il corpo di Dionisos, è frantumato, e c'è il corvo, che è un segno di negatività, un segno di morte, ecco, che segna la frantumazione del corpo. Ma la vita attraverso la musica riprende, e l'Efebo, il giovane, che è Cunellis stesso, si nasconde dietro la nascita, dietro la maschera, ecco, perché la vita si è frantumata, ma la vita anche si è ripresa. Ecco, questa sezione chiude la mostra di Genos Eros Thanatos. Anche a proposito di questa sezione, io vorrei che l'amico Claudio, che l'amico attore, ecco, ci leggesse un brano che io ho dedicato a questa serie di quadri, di opere di Cunellis, sempre però non intendendo illustrarle criticamente. Magari l'ho fatto anche in certe pagine
del libro, ma in queste pagine, ecco, io cerco di fare un'invenzione parallela, letteraria, narrativa, che serva. Mi sono ispirato a Cunellis e li restituisco a Cunellis, cioè ciò che è del suo mondo, del suo fervore. Questo è un aspetto di Cunellis che mi sembra che sia tramontato. Cunellis non corrisponde più, mi sembra, a questa visione, non ha più fiducia nell'immortalità, non ha più fiducia nel mito mediterraneo, ma questo ci porterebbe a tutto un altro discorso. Ecco, prego ora Rubens di leggere queste pagine. Quando, dopo avermi catturato, fui appeso al palo, forse a causa dell'aria torrida, il respiro mi prese fuoco, si prolungò in una vampata. Fiamme cominciarono ad uscire dalla mia bocca. Nell'alone di quell'incendio l'universo mi si rivelò, composto di una materia fluida ed abbagliante, in cui presi a confondermi e a smarrirmi. Con grande speditezza, da quel momento, riuscii a scivolare in qualsiasi altra creatura, forma e stato dell'essere. E ciò ebbe inizio, ne serbo tuttora ricordo, non solo sentendo, ma identificandomi in un uccello che rigava il cielo cristallino, in un mangiatore di fuoco in uno slargo del barrio Chino e in un braciere nel crepuscolo piovigginoso di una esposizione d'arte. Faccio risalire all'eguale esperienza la confusione assieme linguistica e mentale di cui soffro, per cui in me la magia del verbo ha finito per sgretolare la solidità del sostantivo, a cui per tentare di porre rimedio in un istante di tregua ho redatto il seguente aforisma. Se nell'ordine grammaticale il verbo fa la parte del delinquente, allora spetterà al nome il compito di ricondurlo alla disciplina. A questo aforisma fa da contrasto la distesa riflessione. Forse il nostro è un mondo tradito dalla violenza del nome che irrigidisce, recinge, separa le cose le une dalle altre, inducendoci a compilare degli inventari, a confonderci dietro le statistiche e le catalogazioni. Forse non esistono nemmeno la nascita e la morte, intaccati come sono dall'incantesimo del verbo, giacché un fascio di verbi raccoglie un insieme d'azioni in costante divenire su cui non può esercitarsi il nostro istinto di proprietà. Ragionevole sarà allora perdersi, bruciare, lacerarsi, come gli dèi che muoiono giovani da me incontrati in Oriente. Attis, dissanguato presso il cespuglio di rose, Zagreo colpito dal fulmine, il Cristo Patiens delle volte bizantine, o come Eliogabalo, distrutto dai vizi. Di una cosa sola mi confidò nel suo appartamento che dà su Washington Square, era fiero, della sua profonda corruzione che lo disponeva ad accogliere l'altro corrompimento, quello non evitabile del corpo. Da quel giorno sono sottoposto a metamorfosi incessante e attratto dagli opposti, a volte sono stato embrione, a ciò mi favorì una mia precedente esistenza di anfibio o di pesce. Una sola volta, spingendomi lungo la linea alba, questo fragile sentiero della vita, fui la madre stessa, se mi ricordo bene, ma di quest'ultima trasformazione ho solo memorie confuse, incerte e forse degne di poca fede. È indubbio però che per un'intera serata romana sono stato tre insetti morti sopra il grembo gonfio di una partoriente. Ne fa fede un'istantanea d'agenzia. È il loro nome scientifico che posso pronunciare senza timore di sbagliarmi, emofilia sabulosa. Dopo la rivelazione del fuoco non mi ferma più nessun ostacolo, nemmeno la tenda nera, che vigila sul limitare estremo, segnando la fine del viaggio, è stata capace di arrestarmi. Quando mi imbattei nella sua notte, intuii che poteva esservi passaggio, là dove tutti scorgevano un limite. Allora la scostai con decisione, mentre teneva alta la lampada del dio Mercurio, se non era invece l'etrusca guida dei morti, Sharum. Confesso che con animo timoroso oltrepassai la soglia, guadai il fiume, scivolai nella corrente inquinata. Le puntate nelle regioni dove la legge è dettata unicamente dall'esperienza che si sta via via compiendo sono rischiose, ma le sole ricche di insegnamento. Come la prima avventura d'amore o una malattia grave, il primo combattimento. Infine,
nelle tenebre di quei luoghi inferi, dopo essermi serrato nel sacco, mi distesi sopra la tavolata. Avvertii il freddo delle assi. Immaginai d'allungarmi seguendo il necessario capriccio delle venature del legno. Fiutai con gratitudine il suo buon odore. Vivo era solo il mio piede sinistro, che si sporgeva in fuori come sopra d'un abisso. Attesi a lungo. Infine sentii la bruciatura sotto la palma nuda del piede, a cui mi aveva preparato la marchiatura del corpo quando fui cavallo o vitello, toro o montone. Tuttora ne porto il sentore nelle narici. Dunque la vita continuava ancora, anche se solo come ferita, suppurazione, sostanza volatile e sottile. Il mio attuale stato propriamente non sono più. Sono infatti tutte insieme le parti smembrate della statua di Apollo. Il mio corpo si è scomposto nel busto chiuso dall'erezione del fallo, nelle gambe e nelle braccia. Una mano è rotolata via lontano da ogni altro membro e si è posata in un canto con l'indice puntato indicante una delle riflessioni che ogni tanto amo ancora gettare nel cestino del mondo. Nel Dio smembrato della tradizione mediterranea, Dioniso Attis Cristo, viene affermata la vita nel suo divenire, fino alla lacerazione. Il corpo del Dio fatto a pezzi, oltre a simboleggiare la dispersione, il molteplice a scapito della costrizione dell'unità, rappresenta anche il corpo del mondo fratturato. Ma la musica, che è anche danza, leggerezza, irriverente riso, entra nel cerchio vivente, penetra nel labirinto delle orecchie, dove la morte è raggiunta e riportata attraverso corridoi tortuosi alla vita. Così, in una circolarità estatica, si dispiega incessantemente il tema della rinascita. Il simulacro del Dio in frantumi, come il corpo spezzato di Dioniso, risorge per il potere orfico della musica nell'uomo trasfigurato dietro la maschera del semidio. Il disegno circolare del rito ha la forza di tenere assieme gli opposti. La morte, nelle membra bianche su cui spicca la macchia scura del corvo, questo simbolo di tragedia, si scioglie nelle note del flauto e la vita riprende nella perfezione del volto dell'efebo. Il sentimento fisiologico dell'esistenza, potenziato nel ritmo, nel divenire musicale, la resurrezione contro la danza macabra. In questo momento sono in attesa del suono del flauto, che scenda nei padiglioni delle mie orecchie per ricondurmi alla luce e, ricomposto nelle membra, migrare dietro alla maschera dell'efebo. L'impostura della maschera mi ha sempre attratto e fra le molte nutro predilezione per le maschere neoclassiche, dove la vita si presenta ancora cucita ai corpi dei defunti e dove sempre la menzogna del passato fa da tramite alla menzogna del presente. Annuncio o rimpianto? Troppo presto o nevermore, febbraio o settembre. Ma ecco, è di nuovo ancora il flauto traverso, la canna che sputa saliva, dono di Palla di Atena con la piccola aria di Mozart. E sono ancora di nuovo le 10 dita, agili, poste sopra i fori, prima un dito, e poi l'altro ancora, infine l'ultimo, distanziato, per tutte le dita delle due mani. Siamo arrivati alla fine, però io prima di chiudere vorrei fare alcuni ringraziamenti. Prima di tutto ho il piacere di ringraziare Daniele Lancioni, direttore operativo della mostra di anni 70 a Roma, e i suoi collaboratori, in particolare Fabio Belloni per il saggio pubblicato nel bellissimo e scientifico catalogo e per la sua lettura e per la lettura che ha dato della mia mostra Genos, Eros e Thanatos. Ringrazio Claudio Zambianchi che ha fatto una nota precisa e generosa sulla mia attività, e alla fine ringrazio l'attore Rumen Rigillo per aver letto il testo, che sono che collegato a delle opere veramente piene di
di eccesso in un certo senso, che ha saputo equilibrare espressività e anche freddezza. Io perché ringrazio tutto questo? Ringrazio perché dopo 40 anni, 40 anni sono molto, sono stato riportato in questa occasione, grazie a questi amici, a riflettere sulla mostra e sul mio catalogo. E devo dire che, come aveva scritto tanti anni fa Gillo Dorf della mostra, che l'aveva trovata sorprendente, anch'io trovo sorprendente la mostra Genos, Eros e Thanatos. Grazie.